siamo arrivati all'isola centrale di Toronto. La barca è stata molto bella, freddissima, nonostante faccia caldo in città, e anche qua adesso fa quasi caldo, fa abbastanza caldo. Sta bene. Però c'è vento fresco, parecchio fresco. Aveva proprio ragione il tassista dell'altro giorno, perché il bello di prendere la navetta, di prendere la barca e poi vedere Toronto dall'altra parte, quindi dalla parte dell'isola centrale, e vedere quindi tutto lo skyline, veramente molto molto bello. Che sono poi le foto che si trovano in rete, sono fatte probabilmente da questa parte o con il drone. No, ma troppo bellino questa isoletta. Ora siamo nel villaggetto che si chiama Centerville, è chiuso, abbiamo una fortuna pazzesca perché aprirà dopodomani, quindi il 1° giugno inizierà la stagione, e da maggio a settembre è aperto solo nei weekend, quindi oggi essendo mercoledì 30 maggio niente da fare, tutto chiuso, niente treno probabilmente, adesso tra qualche passo lo scopriremo, però deve essere molto bello d'estate e deve essere molto bello anche quando è aperto, perché ci sono tante cose tutte in miniatura, e rispetto alle grandezze di Toronto è un altro modo, un altro mondo. Guardate forti, poi ci sono un sacco di attrazioni tipo questa qua dietro, per chi volesse farlo in 4 va a spendere $134 canadesi, e quindi con la famiglia riuscirà a fare tutte le attrazioni che ci sono in questo posto, che devo dire essere veramente veramente carino. Troppo comoda questa poltroncina è enorme, come potete notare, è molto molto rilassante. Qui ci sono un sacco di aerei. Infatti pensate che il primo pensiero una volta sbarcati è stato: qui col drone sarebbe stato epico, ma non si può. Quindi solo un grande ricordo, insomma. Peace. Si riprende il percorso anche se purtroppo è tutto chiuso. Questo posto non c'è garbato per niente, poi non c'era neanche nulla per, diciamo, avvicinarsi all'orario di pranzo, anche se sono le 12, la gente sta già a mangiarsi hamburgerazzi epici, e quindi passiamo oltre, via. E dopo la burrata di ieri, siccome i prodotti italiani ci mancano, pizza. Guardate qui alle mie spalle, di là si dovrebbe vedere. No, c'è l'albero, mannaggia. Comunque da qua si vede anche la CN Tower. Spettacolare quella torre lì. Vi lascio il vlog in alto a destra con la visita, e anche la visita di notte con la vista fantastica dopo il tramonto sulla città. Si mangia la pizzetta. Chissà com'è questa pizza salami. Non è male. Qui era da fare la prova del drone, mannaggia, no ieri. Guardate qui che bello, tanto sto facendo il timelapse con la e-cam che è lì in basso. E che dire, questa pizza non è stata malaccio, eh? Ora vedremo in fase di digestione come andrà. Adesso stiamo un po' a riscaldarci, perché voi non crederete, ma nonostante il sole è pazzesco, fa comunque abbastanza freschino qua. Abbiamo letto su Wikipedia che questo lago è grande più del nostro Veneto, quasi 19.000 km quadrati.
siamo tornati a Toronto, bellissima la vista tornando della città, dello skyline, e ora stiamo pensando a dove andare per prendere un vero milkshake Oreo. Bang bang. Ah, c'è pure Little Portugal, eh. Siamo a Little Italy, qui per ora di italiano ci sono i cartelli con sopra la scritta Little Italy, e poi non abbiamo ancora incontrato alcun italiano, sentito parlare italiano, però ci sono un po' di locali con i nomi italiani. Niente, questo locale è deludente al massimo, non aveva nulla, solo tè e caffè. Li proseguiamo, anche se si vedono pochissimi locali seri, insomma, questa è un po' una Little Italy strana, via. Scende da Little Italy, pensate che questo quartiere di Toronto risulta essere, dalle recensioni di TripAdvisor, il peggiore, la peggiore versione di tutto il Canada. Questo perché oramai c'è un mischione di tutte le nazionalità, non ci sono solo attività commerciali italiane, ci sono belle case, ma non c'è quel profumo d'Italia che invece c'è in altri Little Italy delle città canadesi. Ora siamo diretti al Museo dell'Arte Contemporanea, perché oggi dalle 6 fino alla sua chiusura l'ingresso sarà gratuito. Fantastico! Che ganzi che sono tutti questi murales in città! Che fica questa Tesla! Troppo bella! Quanti, e mettete un mi piace su questo video, vorrebbero una Tesla? Tutti quelli che lasciano mi piace partecipano al sondaggio. Qui c'è un sacco di roba da vedere. Siamo entrati gratis, senza biglietto, senza niente. Abbiamo dovuto posare il zaino tutto. E ora partiamo con la visita, che sarà rapida. Partiamo con i canadesi. Sì. Canadesi. Bellissimo museo, soprattutto la struttura, tutto in legno, veramente notevole. Ci siamo concentrati sulla parte canadese, anche perché quella europea vista più volte dalle nostre parti. Direi che per oggi è conclusa così la giornata, quindi vi aspetto domani con il vlog. Oramai siamo negli ultimi tre da Toronto. Poi ci saranno tanti altri viaggi per il 2018, quindi se vi piacciono questi tipi di vlog non vi preoccupate, perché non finiranno qui. Non finiranno in Canada. Faccio un'aggiunta: per chi volesse venire a Toronto a visitare il lago, consiglio di farlo il mercoledì dalle 6 di sera in poi, perché l'ingresso è gratuito. Siamo in una Lexus troppo bella. Questa era una corsa Uber Select,
e quindi l'upgrade è gratuito e abbiamo una macchina speciale che ci riporterà a casa.